Eccoci qua, parliamo oggi pomeriggio di WeSchool. WeSchool è una nota e diffusa piattaforma didattica digitale dedicata alla scuola, e con chi parlarne se non con il fondatore. Marco De Rossi, grazie di essere con noi, in Buongiorno a tutti. Da collegamento da Milano. Milano. Spero non si senta dall'accento, proverò a nasconderlo, però sono nato qua. Marco, allora, classe 1990, 28 anni, una carriera brillante nel mondo dell'imprenditoria digitale, da Banzai a TrainUp, passando per Tripwolf, Telecom Working Capital, e nel frattempo due storie di successo nel mondo delle piattaforme digitali didattiche per la scuola. Nel 2004 ho il Project e nel 2016 WeSchool. E tra l'altro da pochi giorni i due progetti sono integrati sotto le insegne di WeSchool. Allora, Marco, la prima domanda è scontata. Come e da quale tua esperienza in particolare è nata l'idea di una piattaforma didattica online? Allora, il percorso è stato molto complesso e anche lungo. E diciamo che quando si pensa a queste cose, si pensa che ci sia una progettualità, che uno si svegli la mattina e dica, toccato dal Padre Eterno, voglio cambiare la scuola. Non è assolutamente così, le cose succedono per gradi, succedono per caso. Se devo identificare un inizio di tutto, è stato proprio quando ero a scuola, perché poi il project è nato la prima settimana del mio primo giorno delle superiori. E ero lì in questa scuola, bellissima scuola, però insomma non c'era nulla di, si studiava informatica, ero liceo classico, quindi c'erano soltanto altre materie, io volevo studiare informatica e allora ho creato insieme ad altri ragazzi online questo sito in cui chiunque poteva condividere competenze di informatica in degli eventi in diretta, in chat. Era il 2004, quindi YouTube è nato l'anno dopo, era veramente la preistoria. Quindi in soldoni è nata dal fatto che ero un po' uno studente insoddisfatto sia sui temi, ma anche sulle modalità, perché poi quello che sentivo, che poi è poi anche la missione di WeSchool, è che la didattica frontale basta, più che digitale e non digitale, perché non è quello il punto, la didattica frontale basta, che è quella che in gran parte vedevo io a scuola, non dà il massimo. Quindi si è partiti così, poi sono successe tante cose, cioè abbiamo capito che l'informatica basta. Non poteva essere l'oggetto delle nostre attenzioni, abbiamo iniziato a fare delle esperienze su altri temi, no? Il primo da cui siamo partiti è stata la letteratura italiana e poi non te l'aspetti, ma ti rendi conto che altro che informatica, altro che avevamo fatto delle prove sul gaming, educazione sessuale, cioè la cosa che tira di più in assoluto è Leopardi, perché ci sono un Corretto. milione di ragazzi che sono ogni anno obbligati a studiare Leopardi, no? Quindi c'è veramente una gigantesca domanda tutti gli anni di quelle che sono le materie poi curricolari. Ci siamo focalizzati per tutti i primi anni sull'ultimo triennio del liceo, no? Quindi ci siamo spostati su questi temi e nel frattempo il project è cresciuto, appunto adesso si chiama anche quella WeSchool, abbiamo ucciso il figlio nella culla, abbiamo cambiato il nome per avere un nome anche più semplice e comprensibile, però il project tuttora raggiunge 2 milioni di persone ogni mese, Certo. quindi con 15.000 ore di formazione al giorno, quindi ha un impatto abbastanza massivo. E per arrivare a quello che adesso facciamo, qual è stato lo step successivo? Cioè, una volta che hai aiutato gli studenti, che poi erano i miei compagni, cioè di classe, in età, quando sei a scuola ti sembra sempre che ci sia questa grande battaglia studenti contro professori, che ovviamente è una scemata, no? Però fa parte dell'essere adolescente, fa parte veramente della crescita. E quindi siamo partiti dagli studenti, ma poi nel frattempo io ero cresciuto, non ce l'avevo più con i professori, ho capito che i professori sono veramente il cuore della scuola, sono la scuola e lo rimarranno sempre con le tecnologie. E abbiamo detto, ma aiutiamo anche i prof, non solo gli studenti. Ed è da questo che poi nasce WeSchool. Certo, e quindi pensiamo ai docenti oltre che agli studenti, e cosa hai pensato per i docenti italiani? Cosa offre questa piattaforma ai docenti italiani di diverso dalle altre piattaforme che possiamo conoscere e trovare? Anche qua ti racconto brevissimamente qual è stato il percorso, perché col senno di poi all'inizio abbiamo sbagliato. Nel senso che siamo partiti noi da bravi nerd, anche uomini di tecnologia, quali siamo,
pensando che volevamo fare la piattaforma migliore di tutte, no? Come se fosse solo la piattaforma a fare la differenza. E allora quello che fa WeSchool è mettere insieme la parte cosiddetta di social learning, che molti fanno sui gruppi Facebook, su Edmodo, la parte di authoring, di lezioni, ma anche poi di didattica cooperativa sulle lezioni. Quindi alcune soluzioni note sono Padlet, BlankSpace, che poi è diventata TESS, tutto l'authoring, con però una parte spinta sulla didattica collaborativa. E terza parte fondamentale, la parte di quiz, quindi quello che fa Kahoot, Kahoot, Quizlet, quiz, no? sì, certo. E il punto di partenza era, secondo noi, il prof si è rotto le scatole di avere 2000 piattaforme, e perché non ne facciamo una che metta insieme tutto questo e che però lo faccia in modo molto semplice? Quindi l'approccio di proprio, tutto per noi è guidato dall'interfaccia, quindi da quanti secondi ci mette una persona a capire, un professore, che cosa può fare, no? Quindi per noi il modello proprio da non seguire, come la peste, quello che quando mi dicono a me piace X, mi viene un colpo al cuore, è Moodle, no? E Moodle è molto potente, ma è veramente un accumularsi di funzionalità che fa sì che ti ritrovi davanti 200.000 bottoni scritte e il professore, che Non è anche coinvolgente, insomma. Da non è coinvolgente, ma è anche difficile proprio da usare, perché va usare. configurato. È un po' Quindi respingente. abbiamo cercato di partire da una piattaforma che facesse tutte queste tre cose, però partendo da un foglio bianco. E il gioco era che ogni bottone che aggiungevamo era una sconfitta, quindi ogni scritta, no? Tutto questo pensato per mobile, perché anche qua tutti dicono: ormai il mobile, sì, sarà l'ABC, però la gran parte delle piattaforme che vedo sono ancora pensate per desktop. Quindi anche Edmodo, insomma, hanno fatto dei bei passi avanti di recente, però è una piattaforma che è usata in gran parte da adesso. Noi volevamo, e non è soltanto un'ambizione, nel senso che tuttora WeSchool è usato al 55% dei casi da smartphone. Quindi questo è stato l'approccio originale. Cioè, cosa è successo? Che ci siamo resi conto che però il problema dei prof era un altro, che non sapevano cosa farsene di questo strumento, no? E allora da un anno abbondante, abbiamo cambiato approccio e quello, cioè anche come ci presentiamo, come ci posizioniamo, la missione che vogliamo avere è quella di aiutare i docenti a fare una didattica diversa. Che cosa vuol dire in concreto? Vuol dire che per quello che abbiamo visto, il problema della didattica, se te lo devo sintetizzare in una frase, dalla scuola primaria, dalla scuola elementare, fino alla formazione interna nelle grandi aziende, WeSchool è usato da alcune aziende italiane per fare la formazione interna, è sempre lo stesso in realtà, dai bambini di 6 anni fino ai manager di 50, che non c'è progettazione didattica. La gente pensa che insegnare qualcosa voglia dire entrare in una stanza virtuale o non e dire quella cosa, no? E parlare. E non c'è un lavoro approfondito di progettazione dei tempi e dei luoghi in cui la didattica avviene, in cui le persone sono coinvolte, degli strumenti con cui vengono coinvolte, delle attività, che sono attività di vario tipo, nessuno dice che la didattica frontale debba andare in pensione, va affiancata Va come strumento affiancata di. con altre strategie. E Poi mi scusa. permetto di inserirmi anche perché diciamo che una possibilità che offre WeSchool è anche di confrontarsi tra docenti dello stesso consiglio di classe, mi pare, creando delle classi virtuali in cui ogni board è ad appannaggio di un docente diverso, e quindi c'è la possibilità di confrontarsi anche tra modi diversi di condurre didattica, cosa che normalmente non avviene. Il collega di un'altra disciplina di solito non si sa cosa faccia e come lo faccia. Invece WeSchool ti consente anche questo, tutto sommato, Sì, prof, questa è una cosa che sono inventati i prof, che non ci aspettavamo, sono le cosiddette sale prof, le chiamano. sì. E quindi sono dei gruppi in cui ci sono i prof che tra di loro interagiscono direttamente e si aiutano e condividono anche sì, proprio i veri e propri lesson plan. E quindi abbiamo iniziato a fare corsi per prof, alcuni gratuiti, altri a pagamento, ma la gran parte sono gratuiti. Grazie a questo, insomma, sta andando molto bene. Quindi possiamo parlare di numeri. A quali numeri siamo arrivati? Io mi riferisco, io li ho visti, sono impressionanti. Soprattutto ho visto un grafico molto ripido. Se fosse stata una salita del Giro d'Italia sarebbe stata proibitiva, che riguarda il numero di utenti negli ultimi mesi. Allora, adesso siamo. Allora, questo è il periodo più di fuoco, è il periodo più incredibile, abbastanza emozionante, devo dire. Ci sono delle giornate in cui salgono a bordo 500 prof al giorno. E adesso, 500.000. se non sbaglio, di nuovi prof, dicevo. Ah, di Adesso nuovi siamo a prof, 500 scusa.
54.000 prof iscritti, se non erro, quindi vi faccio la percentuale. Adesso diciamo circa il 13% dei prof della scuola secondaria, medie e superiori, è su WeSchool. Accidenti, incredibile. Ma allora ti chiedo un'altra cosa. Prima hai nominato Padlet. Tu sai che Padlet è una ferita aperta per tanti docenti italiani. È stato un colpo al cuore nel momento in cui Padlet, che veniva usato da tanti docenti, un po' come, se vuoi, una soluzione un po' troppo banale, un po' troppo semplice, ma davvero come una piccola classe virtuale o perlomeno come una bacheca dove andare a posizionare, no? Esatto. Okay, i contenuti. Ad un certo punto Padlet, che era una risorsa gratuita, diventa a pagamento o comunque la sezione gratuita è limitata a sole 3 bacheche. Allora ti chiedo, siccome in effetti WeSchool nasce come per essere una piattaforma a pagamento, invece poi è diventata una piattaforma gratuita per le scuole, rimarrà per sempre gratuita? Assolutamente sì, diciamo che c'è stato questo passaggio perché dopo che per un milione di volte ti senti dire bella è la piattaforma che vorrei, ma uso quell'altra piattaforma gratis che mi piace meno, che non nomino, perché è gratis e non ho soldi, abbiamo fatto proprio anche un cambio di business plan che prevede di raggiungere una forte traction e grossi numeri sia lato insegnanti che lato studenti. Che è quello che sta per fortuna succedendo, per poi monetizzare in altro modo. Cosa vuol dire? Che WeSchool rimarrà sicuramente sempre gratuita, l'utilizzo di WeSchool, e che invece tutta una serie di prodotti e servizi correlati al mondo della scuola, come i corsi, già lo facciamo, i contenuti di scolastica, ci saranno delle novità in futuro, i device da usare, no? Poi c'è anche il mondo delle ripetizioni, ma mi concentrerai su questi primi tre. Quindi corsi, device e contenuti, su questi proporremo, come dire, delle offerte in più che saranno a titolo oneroso. Diciamo che non c'è spazio per, secondo me, soprattutto in Italia, anche da un punto di vista proprio aziendale, per un modello sostenibile basato solo sulla piattaforma, perché ci sono altre aziende che la regalano e perché fanno soldi in altro modo, quindi è proprio impossibile fare numeri rilevanti così. E siccome non vuoi nominarla tu, la nomino io. Allora, Davide. WeSchool, diciamo, sembra avere a questo punto un'ambizione internazionale. E allora la domanda che ti faccio è: davvero vuoi sfidare colossi come Google, intendendo Google Classroom inserita in G Suite for Education, come Moodle, come Edmodo, come Fidenia? Allora, non per fare la precisazione, cioè sono tante storie diverse, nel senso che Fidenia è una piccola piattaforma italiana e quindi gestita da persone molto in gamba e sì, volentierissimo la sfidiamo, non c'è nessun problema. Edmodo è una bella piattaforma d'altri tempi, secondo me, è molto desktop, molto sul social learning, cioè, Edmodo non fa la differenza quando hai i ragazzi davanti. È comunque figlia di un approccio ai e-learning, no? Certo. E quindi la sfidiamo volentieri, sì. So anche, abbiamo incontrato un po' l'amministratore delegato, tutta questa, e secondo me anche dai piani che hanno con l'Italia, insomma, non esploderanno, poi adesso vedremo, perché adesso è diventata cinese da marzo, quindi chissà cosa si inventano. Quindi no problem. Google, la questione è molto diversa, nel senso che l'ecosistema Google, non solo non vogliamo sfidarlo, ma WeSchool vive di Google, è perfettamente Integrato, integrato. certo, in questo senso sì. E noi nei nostri corsi di formazione parliamo e sempre più parleremo e suggeriamo strumenti Google, quindi cioè, con G Suite hanno creato un layer che gestisce fondamentalmente l'entità scuola, i login, le mail, il calendario, no? Poi c'è tutto il mondo delle app. E poi vabbè, ci sono gli strumenti chiave che senza cui WeSchool, cioè, veramente non potrebbe quasi funzionare perché Drive e Certo, Docs sono delle certo. cose più importanti di WeSchool. L'unica sovrapposizione, se vogliamo, è su Classroom, come dicevi, in effetti, in particolare poi su alcune cose di Classroom, il wall di Classroom è simile al wall di WeSchool, i test sono un po' diversi, già le board, il fatto di authoring in tempo reale su Classroom si fa con Docs, no? Quindi Certo. decisamente vince la dinamica di collaborazione e di lavorare
insieme a queste piattaforme. E poi facciamo anche una cosa diversa, nel senso che tipo in Italia Google non risponde ai profumo per uno come facciamo noi, al telefono, la sera, via mail, non fa corsi Non online, quindi... concedono video interviste ai prof, giusto? No, ma chissà, non so. Quindi assolutamente sereno. Una delle, invece delle cose che mi preoccupa, se dobbiamo parlare di competitor, che sinceramente mi spaventano, è la nuova piattaforma che Apple lancerà a fine ottobre, chiama proprio, credo, Classwork, comunque, che è stata annunciata a febbraio all'evento di Chicago, a cui ha partecipato anche Tim Cook. Che sarà una piattaforma che gestirà la classe e anche i contenuti e gli esercizi. Ho capito. Quella sarà proprio in totale sovrapposizione e sarà fatta da persone che insomma tipicamente sono bravine a fare software, quindi... Decisamente, però sarà limitata sicuramente ai dispositivi Apple, quindi. limitata a dispositivi Apple, però Quindi, nulla voglio parlare esatto. perché Sarà difficile in altrimenti... una classe italiana poter disporre da parte di tutti gli alunni esclusivamente di dispositivi Apple, quindi da questo punto di vista sarà sicuramente meno integrabile, sicuramente. Però rimaniamo in attesa per capire cosa succederà, questo sì. Ancora qualche domanda. Pensando alla scuola del futuro, Marco, i docenti faranno ancora la differenza, visto questa, ricchezza di scelta, no? Tra piattaforme didattiche, tra dispositivi, eccetera, oppure potranno essere sostituiti da una piattaforma didattica che eroga contributi o contenuti in maniera automatica? No, faccio una previsione futuristica, ma è possibile, può succedere. Cosa devono fare i prof di oggi per difendersi da questo scenario apocalittico? Diciamo, chi ha paura della digitale nella scuola si difende anche come tecnica retorica dicendo: o voi entusiasti della tecnologia, mezzi robot senza cuore, volete sostituire i prof? In realtà, secondo me, più il digitale si diffonde, più il prof diventa fondamentale. Cioè, se è vero quello che dicevamo prima, cioè che non è la tecnologia che fa la differenza, ma il metodo che usi, la metodologia, la progettazione, che ovviamente deve fare il prof. Il digitale non è altro che quel cambiamento che tra l'altro c'è stato in un sacco di altri settori, non so, stiamo parlando di scuola, ma potremmo parlare per ore di un sacco di altre cose, che non fa altro che togliere la foglia di fico. Quindi il bravo professore col digitale sarà sempre più necessario e non verrà sostituito in nessun modo. Quindi non sostituisce in nessun modo. Chiaro, se sul pezzo della classe capovolta, della parte frontale fatta da remoto col digitale, esiste un buon video che può essere paragonabile alla spiegazione del prof, ma quello è il prof bravo, magari già la sposta con la didattica capovolta a casa. Certo, Cioè, in sintesi, secondo me, un professore dovrebbe cercare di, ma già, cioè, non è che me lo sono inventato io, è la normalità, tantissimi prof per fortuna lo fanno e per fortuna lo vediamo con WeSchool. Qualsiasi lezione che è identica da un anno all'altro, a prescindere dai ragazzi che hai davanti, quella parte può andare online. Ma tutto il resto, che è la parte più importante, che è motivare i ragazzi, fargli capire dove stai andando, qual è la connessione con le loro vite concrete, e ancora di più, gli approfondimenti, le discussioni, il chiarimento dei dubbi, la gestione dell'aula, la verifica dell'apprendimento, tutto questo lo fa solo il prof, non lo fa la tecnologia. È vero, meno male. Senti, un'ultima domanda e poi ho due domande tecniche per te. Allora, Ok. la domanda che volevo farti ora è proprio un po' ha a che fare con quello che hai appena detto. Cioè, vediamo che insomma si sta diffondendo rapidamente grazie al passaparola, ai social e al web, ma soprattutto tra i docenti che hanno già una predisposizione alla didattica digitale. Restano però da coinvolgere i docenti, diciamo così, non del tutto avvezzi alle tecnologie, quelli che sulla piattaforma vediamo definiti come i prof di Neanderthal, giusto? Allora, la domanda che ti faccio, hai previsto anche eventi, manifestazioni, workshop sul territorio per coinvolgere, insomma, davvero le realtà scolastiche dall'interno, per esempio? Allora, noi ci siamo fatti questa idea che c'è una parte di prof che non ha nemmeno senso provare a coinvolgere,
e che probabilmente attualmente, insomma, i numeri attuali sono circa il 40-45% dei prof. È un 20% dei prof che si è già attivato e utilizza regolarmente strumenti di didattica digitale, magari anche semplici come il file sharing, che è la cosa più semplice che si possa fare. C'è questa fetta di circa un 30% che va attivata, va coinvolta, no? Come dici tu, e è una priorità, bisogna farlo, è arrivato il momento di farlo. Abbiamo provato a lanciare questa campagna sul prof di Neanderthal, che devo dire è stata un po' presa come una... È stata interpretata male, è stata presa in modo come se li avessimo aggrediti. E secondo me non ha nessun senso, cioè noi siamo bravi a fare contenuti, a fare piattaforme, a fare diffusione. E non ha senso fare eventi fisici e non li facciamo perché il rapporto tra lo sforzo nel farli e i risultati è comunque non paragonabile rispetto a quello che possiamo fare col digitale. Certo. E la vera potenza è proprio il 20% dei prof che si è già attivato. Quindi se io non so, devo decidere di fare un evento, un piccolo evento, no? Spendere 3.000 euro, che ne so, e con gli stessi 3.000 euro creare o dei corsi o dei contenuti che supportino quel 20%, provare a coinvolgere quel 30%, che sono i loro colleghi, no? Quindi c'è anche una dinamica di fiducia tra colleghi, di persone che si conoscono vis-à-vis, che si vedono tutti i giorni, non c'è confronto sui risultati che posso raggiungere. Quindi preferisco usare le risorse per migliorare la piattaforma e supportare quelli che non sono più le mosche bianche, no? Sono Una dei fetta docenti rilevante. che iniziano ad essere, secondo me, in questa nuova fase, una parte consistente dei docenti li aiuto a coinvolgere i loro colleghi, ma lo devono fare loro. E la capillarità loro non è paragonabile a quella che abbiamo noi, no? Perché poi si conoscono. Quindi questa è un po' la strada, secondo me, sul coinvolgerli. Va bene. Ora possiamo passare alle domande tecniche? Vai. Allora, la prima domanda riguarda, è una preoccupazione un po' generalizzata dopo, diciamo, l'aggiornamento della normativa europea sulla privacy e quindi riguarda la privacy policy di WeSchool, cioè docenti e dirigenti scolastici, la domanda è, possono dormire sonni tranquilli? Cioè la procedura di registrazione dei minori, intendendo soprattutto i minori di 13 anni, quindi quelli per i quali diventa difficile anche attivare un account online. È stata aggiornata alla recente normativa europea. Sono i genitori a rilasciare un'autorizzazione in forma digitale alla loro registrazione. Possiamo, chiedere ai dirigenti di stare tranquilli? Possiamo attivare WeSchool senza preoccupazioni? Sì, cioè, assolutamente sì. La nuova normativa, che è sicuramente stringente, ci ha fatto lavorare tantissimo, in realtà ha l'enorme pregio di chiarire, perché ad esempio fino al 25 maggio si parlava di questa soglia dei 13 anni che noi avevamo, che tu citi, che in realtà è una soglia inventata, che era presa, Certo. plasmata dalla giurisdizione statunitense, in cui c'è il cosiddetto COPPA Act. Era veramente il Far West, nel senso che da un punto di vista giuridico, prima come dopo, il 25 maggio, un under 18 non può contrarre obbligazioni giuridiche, quindi non può firmare un contratto, Certo. no? Quindi c'era questa giungla in cui c'era uno sfasamento tra la dinamica civilistica, in cui non potevano firmare le terms and conditions, in teoria, e la privacy policy in cui si accettava che una persona tra i 13 e i 18 potesse darti il consenso all'utilizzo dei dati. Sotto i 13 anni, fino al 25 maggio avevamo una procedura particolare in cui era il docente che iscriveva i suoi ragazzi e si prendeva le responsabilità. Come funziona ora? Ora è tutto unificato, quindi esistono più di 18 anni, meno di 18 anni. Se hai meno di 18 anni, tu puoi anche avere 3 anni, se sei... inserisci i dati, quindi fai una sorta di pre-registrazione, ma il tuo account non è attivo. Fino a che non superi una specie di gate, di cancello, in cui è un tuo tutore, un genitore che deve dare il consenso, poi ci sono tre consensi, c'è cioè quello per l'utilizzo tecnico per WeSchool, quello per ricevere informazioni da WeSchool e quello per ricevere informazioni commerciali, però la registrazione in concreto non è completata, non puoi nemmeno aprire la piattaforma e anzi se non la completi noi poi cancelliamo i dati, che quindi non trattiamo. Quindi i Certo. dati degli under 18, fino a che non c'è l'approvazione del genitore, che raccogliamo noi, quindi il preside può stare tranquillo, che gestiamo noi, gli dati degli under 18 non vengono proprio trattati. Bene, quindi sottolineerei l'ultima frase da te,
appena detta, preside, può stare Stai tranquillo. tranquillo, assolutamente. Allora, Marco, ultima domanda tecnica. In futuro, per quanto riguarda le verifiche, tra l'altro ti chiedo, vengono usate le verifiche dai docenti italiani o le usano poco? Da quello che ti risulta, non è questa la domanda tecnica è un'altra. Le verifiche è una delle funzionalità di school che usano meno di quanto mi aspettassi. Ecco, allora, una cosa che abbiamo osservato e che fa parte della domanda tecnica che ti faccio, per poter utilizzare una verifica pienamente è necessario poter esportare un elaborato formale da allegare poi agli atti della scuola. È possibile prevedere in futuro una funzionalità di questo tipo? Intendi la possibilità di esportare le verifiche di tutti gli studenti della classe? Perché già adesso in teoria si possono fare. Esatto, c'è, però non è esattamente agevole da stampare perché c'è una composizione grafica che lo rende difficile, c'è un fondo nero e poi in realtà quello che viene fuori non è molto formale. E, mentre invece le scuole hanno sempre bisogno di, come sai, si passa a digitale ma poi si mantiene il cartaceo, o di archiviare il cartaceo o anche archiviare un PDF che però abbia un aspetto più formale possibile. Pensi possa essere possibile integrare una funzionalità di questo tipo? Allora, abbiamo fatto una riunione proprio settimana scorsa su questo e stiamo capendo, nel senso che adesso non c'è più lo sfondo nero, quindi si può stampare tranquillamente la verifica. Però ci sono due contro, uno che devi stamparla studente per studente e due che appunto l'impaginazione non è ottimale. Dobbiamo capire quanto questo è una delle cose che ci viene richiesta, è una delle 10 cose che ci viene richiesta più di frequente. Eh sì, perché puoi immaginare che se c'è magari una richiesta di accesso agli atti da parte di un genitore a fine anno scolastico, è necessario che la scuola possa produrre una verifica e non può rimanere solamente, Allora, diciamo, mi hai quasi sul convinto, serio. quindi è una cosa molto sentita dalla tua Ampiamente. percezione. Non ho capito, scusami. No, dicevo, mi hai quasi convinto, quindi ti chiedo, è proprio una cosa particolarmente sentita secondo la tua esperienza, dai prof. Sì, perché quella funzionalità delle verifiche in effetti può essere una sorpresa che decolla nel momento in cui, a mio parere, ovviamente, nel momento in cui si mettono in condizione i docenti di poterla utilizzare pienamente, altrimenti rimane comunque la possibilità di usarla come test, però come test già sappiamo che c'è un'area riservata al test. Però la verifica ovviamente ha sempre un valore legale e deve essere trattata in maniera un po' diversa, quindi purtroppo siamo sempre legati a degli aspetti formali e burocratici che L'ideale dobbiamo. sarebbe un bottone che mi dà un unico PDF con le verifiche di tutti i ragazzi, Si con archivia la anche sul registro elettronico, però oppure si stampa, però ecco, una verifica secondo quadrimestre, terza B. Collettiva, quindi un unico PDF, però sarebbe straordinariamente utile, sicuramente, per chi chiaramente ha voglia di utilizzarla appieno, Allora, andiamo a riferire, riferisco subito e mi ha convinto. Bene. E Marco, l'ultima domanda che proprio l'ultimissima, giuro, è quali progetti hai per il futuro? Allora, adesso ci stiamo per imbarcare in una nuova avventura sempre nel mondo della scuola, che vedremo come si evolverà. E uno dei problemi che vorremmo risolvere, che dimmi se è una stupidata o se è un bisogno vero, cioè quello che vedo io è che il professore adesso ha una specie di doppia vita digitale, i prof digitali. Quindi ha da una parte le piattaforme che usa, quelle che abbiamo citato in questa chiacchierata fondamentalmente, a cui aggiungerei anche semplicemente Dropbox, Drive, eccetera. Certo, L'altra certo, certo. è i contenuti degli editori, che sono fondamentali e rimarranno sempre fondamentali, e di cui il docente non può fare a meno. E la cosa assurda è che non può usare i contenuti che ama sulle piattaforme che ama. Vorremmo provare a risolvere questo. Un'ottima idea. Approviamo. Senz'altro, È Marco, una missione approviamo. infinita. Nel frattempo, no, è molto più a breve. Abbiamo lanciato oggi per festeggiare la giornata mondiale dei prof, la nuova edizione di Docenti Digitali, che è il nostro corso gratuito proprio di alfabetizzazione digitale, che anche in realtà è divertente perché è una community dove i prof si scambiano dritte, commentano Sì, le sì, sì, lezioni. sì, sì.
e le iscrizioni si chiudono il 28 ottobre, e quindi invito tutti a far girare la voce. Adesso sono iscritti già 500 prof in 6 ore, 5 ore, stanno molto bene. Però ecco, è il corso è completamente gratuito ed è un'occasione per fare un po' di sperimentazione. Straordinario. Marco, un vulcano di idee, complimenti, congratulazioni davvero. Noi ci aspettiamo che i nostri studenti possano avere anche solo un decimo della tua energia, della tua competenza, della tua voglia di fare, saremo un paese diverso. Ti ringrazio moltissimo di aver Grazie accettato per la questa chiacchierata. intervista e in bocca al lupo davvero. Grazie mille.